Allora, buongiorno. Giorni fa un amico mi ha fatto vedere una cassetta piena di rottami e mi ha detto: guarda, devo andare a buttare giù la discarica. Tra i rottami, che per lui sono rottami ma in realtà non sarebbero tanto rottami, c'era questo. Questo è un male in peggio, è una martellina da edilizia, evidentemente molto vecchia. Va valutato quando si ha la fortuna di trovare un attrezzo del genere, perché così, visto così, è un rottame ovviamente. Ma i vecchi attrezzi erano fatti molto molto bene, generalmente erano fatti a mano ed erano forgiati, e l'acciaio di questi strumenti vecchi è difficilmente rintracciabile negli strumenti che troviamo oggi. A parte, ecco qua, per esempio questo è un paio di tenaglie, si vedono benissimo, sono state fatte a mano. La cosa importante è la qualità dell'acciaio. Sentite? Bene. Io prendo la martellina di oggi, che ho comprato in un Brico Center. Questa è ferro, ferro, acciaio, qualcosa del genere, stampato. Avete sentito il suono? Allora, per sistemarlo, questo qui chiaramente va pulito, va solamente pulito. Tolto il manico, che quello andrà rifatto. Per pulirlo, niente di aggressivo, perché comunque abbiamo sempre tra le mani, una cosa antica che quindi dobbiamo preservare. Quindi con una bella spazzola, senza andare a esagerare tanto, la spazzoliamo. L'ultima mano poi, se vogliamo, ci diamo l'olio sopra e spazzoliamo con l'olio. Vedrete poi alla fine quanto verrà bella. La pulizia si preannuncia più facile di quanto pensassi, perché lo strato di ossido, vedete già, guardate, rispetto a com'era. Vogliamo fare anche di qua e facciamo anche di qua. Visto? Adesso c'è da mettersi di lena e pulirla meglio.